alleluia, che ci concedi grazia, Signore, giorno dopo giorno, di comparire alla Tua presenza e di poterti esprimere quanto Tu, Signore, hai messo e continua a mettere nel nostro cuore. Alleluia, gloria al Tuo nome, quindi accetta anche questa sera, Signore, il frutto dello Spirito Tuo Santo in noi, alleluia, e sia ogni cosa a gloria Tua e di Gesù, ora e sempre in eterno. Amen, alleluia, amen. Amen. E chi ha sede, dice, venga e prenda in dono dell'acqua della vita. Alleluia. Voi tutti che siete assetati. Alleluia. Non è che, vedete, per essere assetati bisogna fare parte della famiglia di Cristo, perché anzi, ora che noi l'abbiamo conosciuto, che lo stiamo realizzando ogni giorno sempre di più, sembrano sempre più assetati, alleluia, assetati di Lui, cioè per conoscere sempre di più, alleluia, perché una volta non conoscevamo proprio niente, possiamo dire non conoscevamo niente, oggi grazie a Lui abbiamo iniziato, insomma, a conoscere sempre di più Lui e tutte le cose che Lui ha fatto nel mondo, nell'universo e dentro la nostra vita. Alleluia, amen, gloria a Dio. Quindi vogliamo ancora cantare un altro cantico. Alleluia. Yeah.
Amen. Alleluia. Egli è, non è solo potente, egli è l'onnipotente, perché potente è l'avversario. Pensate che l'avversario sia debole, lui è potente, ma se l'avversario è potente, Gesù è onnipotente. Alleluia. Amen. E noi, come Gesù ha detto, ecco, io ho vinto il mondo. Alleluia. Quindi io vengo a te, Gesù, perché tu stesso hai detto che senza di te non possiamo fare nulla. E lui, sapendo questo, ecco, ha detto: io sono con voi in ogni tempo fino alla fine del mondo. Alleluia. Amen. Vedete, questo per incoraggiarci, perché altrimenti noi, vedete, senza il suo aiuto non avremmo potuto fare mai nulla. Alleluia. Ma non ve ne accorgete? Io per esempio me ne accorgo anche nelle piccole cose, che magari, non so, basta che mi dimentico magari di pregare di una cosa, oh, cominciano a fare le cose, mi vanno storti. Alleluia. Invece sia glorificato il suo santissimo nome. Ecco, quando invochiamo il suo aiuto, allora le cose incominciano a mettersi a posto, cioè lui le porta a un livello tale che noi possiamo farcela. Però vedete, c'è sempre alla base il suo aiuto. Amen? Gloria a Dio. Quindi nessuno pensi che quando riesce in qualcosa è perché è bravo, è diventato bravo, è diventato esperiente. No. Allora, e grazie, vedete, a lui, perché come diceva l'Apostolo Paolo, dice: io quando sono debole, allora sono forte.
Amen. E quando uno pensa di essere arrivato, di essere qualcosa, dice attenzione, perché colui che pensa di stare ritto guarda e non cadere in fase della caduta. Diciamo che quando uno già pensa di stare ritto già è caduto. Amen. Perché quella è la vera caduta, alleluia. Non è che la caduta, vedete, viene dopo che uno si innalza, no, perché già quando uno già si innalza è già caduto. Sapete che già spiritualmente ha perso ogni forza, perché la forza dello spirito ci fa riconoscere la nostra debolezza. Ecco perché dice quando sono debole allora sono forte, alleluia, perché sono debole, è vero, fisicamente, intellettualmente, finanziariamente, nella salute e tante cose, però ecco Gesù mi rende forte, perché l'opera dello Spirito prevale e ci fa vedere veramente che Dio è con noi. Allora vogliamo andare adesso in ginocchio, in preghiera e ringraziare il Signore. Signore, grazie per tutte quelle volte nuove che mi hai fatto sentire una forza, una potente forza dentro di me, ma grazie quando mi hai fatto sentire quella debolezza, alleluia, perché mi ha reso veramente forte a tal punto di portarmi ai tuoi piedi per ringraziarti. Amen. Gloria a Dio. Grazie Gesù, grazie a te Padre, gloria al tuo nome, alleluia, onoraci sempre con la tua presenza ed il tuo spirito, Signore, non si diparta mai dalla nostra vita, alleluia, fai che possiamo essere tutt'uno con te come lo sei tu con Gesù, ora la mascita, la massia, e lui con te, alleluia, sì, insieme, Signore, per l'eternità, alleluia, amen, amen, amen. Anzi, vegliando, bravo.
Ebbene, a questo punto, giustamente, alleluia, vogliamo passare alla lettura della parola di Dio. Alleluia. Non v'è che questa sera leggeremo in un posto che non può immaginare. Nell'Apocalisse capitolo 1. Alleluia. Alleluia. E sono tre volte, mi pare, consecutive. E che dire stasera? Visto che sono tre volte consecutive. Alleluia. Sia glorificato Gesù che è sempre con noi, in mezzo a noi. Alleluia. Amen. Alleluia. Allora, vogliamo leggere, come ho detto poc'anzi, nell'Apocalisse capitolo 1. E questa volta dal versetto 8. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, dice il Signore, che è, che era e che ha da venire, l'Onnipotente. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Potete sedere. Alleluia, gloria a Dio. Sia glorificato il Signore. Alleluia. Quindi dice, la volta scorsa il Signore ci ha fatto leggere, quanti erano, quattro versetti, questa sera il Signore mi ha dato solo da leggere questo versetto. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, dice il Signore, che era, che era e che ha da venire, l'Onnipotente. Guardate, gloria all'Altissimo, in questo versetto, allora, io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, dice il Signore, che è, che era e che è da venire. Quindi, alleluia, il principio e la fine. Quindi principio e fine, che era principio, è presente, perché è onnipresente, e che ha da venire, la fine, perché quello che era, che cos'è quello che era? Il principio. Quello che è il presente. Quello che ha da venire, che cos'è? Il futuro. Allora, sia glorificato Dio. Vedete come? Ecco, io sono l'Alfa e l'Omega. Principio. Quindi, perché l'Alfa e l'Omega dovrebbero essere le due lettere dell'alfabeto greco, no? Che sarebbe Alfa e Omega, cioè la prima lettera dell'alfabeto greco, e Omega, l'ultima lettera dell'alfabeto. Ora Gesù dice, ecco, io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. Allora, ma vedete queste cose, vedete fratelli, che noi non abbiamo più bisogno di, che ci vengono a dire, sai, Gesù ti ama, Gesù è buono, prega il Signore che ti fa creare. No, il Signore ci sta ammaestrando, perché sono cose che già noi conosciamo, sappiamo, vivono dentro di noi queste cose. Amen? Quindi noi abbiamo bisogno di conoscerlo sempre di più, di sapere quello che Lui ha preparato e sta operando in noi, per mezzo di noi, nel mondo, è quello che Lui vuol fare. Quindi vedete, Lui ci sta proprio in modo tale che quando noi, vedete, entriamo sia nel millennio che nell'eternità, noi entriamo già in cose che conosciamo. Alleluia. Amen. Gloria all'Altissimo. E quindi io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, dice il Signore, che quindi, che è, che era, ecco perché sono, dice il principio, e che ha da venire. Perché quando Lui verrà, completerà ogni cosa, come l'Omega completa l'alfabeto greco. Amen, gloria a Dio. E guardate, e dice, ma... allora, io sono l'Alfa e l'Omega, il principio, ecco, il principio. Perché? Allora, guardate, seguitemi attentamente. Nel principio, Dio
creò i cieli e la terra. Amen. Nel principio la terra era in forma vuota e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Le tenebre coprivano la faccia dell'abisso. Amen. E lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. E il Dio disse, nel principio, amen, nel principio, il Dio disse, sia la luce, e la luce fu, e genera Gesù, colui per mezzo del quale il Padre crea tutte le cose, e nessuna delle cose fatte è stata fatta se non per mezzo di Lui. Quindi quando dice, infatti, non vorrei, però, giustamente, una ripetizione, il Signore ce la fa fare, ce la dà, ecco perché la luce è Gesù. Infatti dice, io sono la luce, e il mondo ha amato le tenebre più che la luce. Amen, gloria a Dio. Ed è quindi Lui, oltre ad essere il Figlio, Lui è la luce, perché praticamente non potevano venire all'esistenza tutte le cose che oggi esistono se Dio non avesse, non è un errore, lo dico per far capire meglio, Allora, Dio non poteva creare tutte le cose se prima non avesse creato la luce. Ripeto, è sbagliato dire creato, ma io lo dico per far capire meglio. Amen. L'argomento. Intanto sono riuscito a farmi capire. Giusto? Allora, Dio non poteva creare tutte le cose se non avesse creato prima la luce. E poiché la luce, vedete, Lui non l'ha creata, cioè, in poche parole, Lui l'ha generata. Io ho detto creata per far capire meglio il concetto. Amen. Quindi non è che ho sbagliato, ho voluto sbagliare per dire. Allora, perché creare, noi siamo stati creati, tutte le cose sono state create. Ma, ecco, per dirvi, grazie Gesù, è sempre bello, 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 lasciatemelo baracciare, baciare, cingere, alleluia, gloria a Dio, alleluia. Che bello quando Lui mi dà le cose da capire, così belle, vedete, come io cerco di farle capire a voi, no? E allora, quando, se io, che so, ecco, vedete questi vasi? Ci sono, dove dentro ci sono le spighe? Oh, quelli l'ha fatti il fratello De Luca, è giusto? Che sarebbe una cosa? Oh, e allora, io quei vasi non li ho generati, io li ho creati. A me no, no. Non posso dire io ho generato questi vasi. Questo per far capire. Ah, attenzione, attenzione. Sia glorificato Dio. Questo pulpito, no? L'ho fatto io. Quindi l'ho creato. A me no, no. Non l'ho generato. È giusto? Oh. Sta scritta che c'è qua, questa cosa arrotolata, queste scritte che ci sono nei muri, le finta viegere che sono, Io non li ho generati, li ho creati. Ci siamo fin qui. Fratello, se stai vantando troppo, infatti, quanto mi fermo? Non mi faccio per vantare, e per farmi capire. Amen? Allora, io per poter fare le cose che vi ho detto, e poi ne ho fatte tante altre, no? Per esempio, ecco i calici da Santa Cena, i credi, le cose, no? Io li ho fatti, no, non li ho generati. Amen. E allora, a questo punto, attenzione, io, mi state seguendo? Io,
Per poter fare tutte queste cose, che non ho fatto una sola cosa, non sto qui ad elencare tutte le cose, perché per esempio i banchi che ci sono, queste cose sono state fatte pure, e tutte queste strutture, certo con l'aiuto di altri fratelli, cose, però diciamo, ecco, sono state fatte sempre per mezzo di me. O no? Ci siamo fin qui? Riesco a farmi capire? Togliete la parte, perché in verità è come è vero che l'Eterno vivo, non lo sto dicendo per vantarmi, lo sto dicendo per far capire il concetto. Quindi, allora, queste cose sono state fatte, esistono per mezzo mio, o no? È vero che... Allora, chi mi ha messo in cuore di fare queste cose, visto che sono cose per il Signore? Il Signore. Quindi è stato il Signore che ha fatto queste cose per mezzo mio. Amen. Alleluia. Allora, ancora più a livello materiale. Però il Dio non mi ha generato, mi ha creato, però in parte vi ho fatto capire il concetto. È giusto? Oh. Allora, a questo punto ogni cosa è stata creata, ma io sono stato creato? No, io sono stato generato da mio padre e da mia madre, quindi mio padre ha dovuto generarmi affinché io potessi fare queste cose. Se lui non mi avesse generato, io non avrei potuto fare queste cose, e neanche lui. Sono riuscito, se qualcuno non ha capito ancora il concetto, io poi ora non avremmo io. Amen. Quindi allora mio padre non mi ha creato come io ho creato queste cose. Mio padre mi ha generato. Quindi grazie a mio padre che mi ha generato, io ho creato tutte queste cose. Le cose che ci sono qui presenti, che voi vedete, e le cose che non vedete. Quindi mio padre, generandomi, ha permesso per mezzo mio che venissero all'esistenza le cose che oggi io ho fatto. Ma grazie a mio padre che mi ha generato. Se non ci fosse stato mio padre, io non avrei potuto, non sarei venuto all'esistenza. Amen. No, no. Quindi, quando, ecco, all'inizio c'era mio padre. La porto su questo piano, All'inizio c'era mio padre. Facciamo finta che è Gesù che parla. No, finta. È io che parlo. No, non ve la finta. Allora, all'inizio c'era mio padre. La terra era in forma e vuota. Alleluia. Amen. E le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo spirito di mio padre aleggiava sulla superficie delle acque. Amen. Ma dice, tuo padre come faceva a camminare, a creare, insomma, che prima c'era, la terra era in forma e vuota, che stava al buio? Come? No, mio padre è luce, luce inaccessibile. Ci siamo? Perché altrimenti il Signore camminava oscuro sulla superficie delle acque e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso. Amen? Però il Dio si muoveva, aleggiava sulla superficie delle acque, perché lui è luce. E a un certo punto mio padre dice, essendo luce, sia la luce, e la luce fu, e venne all'esistenza io, fratelli. Sono riuscito a far capire. Una volta venuta all'esistenza io, perché mio padre mi ha generato, io ho incominciato, il padre mio per mezzo del padre, ha incominciato a fare tutte le cose che vi ho elencate, le cose che voi vedete e le cose che non vedete, che, però che io ho fatto, che parlano di me.
Amen? Quindi la stessa cosa, noi vediamo le cose che sono davanti a noi e sappiamo che ci sono, che voi sapete, avete fiducia che io ho fatto altre cose che sono a casa mia, che sono in altri posti? Sì o no? Ecco, così Gesù ha fatto le cose visibili che si vedono e le cose che non si vedono. Amen? Però come voi avete fiducia in me e credete in me, perché dicevate, sì, perché il fratello ha fatto queste cose, si vedono che ci sono fatte, e infatti le ha fatte lui. Allora, amen? E allora vedete, quindi nel principio, vedete che fu nel principio, non dice nel secondo giorno, nel primo giorno, e fu il primo giorno. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Alleluia. Amen. Ci siamo fin qui. Io, è chiaro che il Signore, per poter parlare e spiegare, da capirle. Certo, Lui non c'è stato tutto questo tempo che io impiego con voi. Amen. Alleluia. Però Lui è un flash che mi fa da capire questo. Allora, quindi io sono il principio. E quindi noi vediamo perché Lui è il principio. Perché appunto dopo che il Dio disse sia la luce, incominciò a creare tutte le cose. È vero? È vero o no? Alleluia. Amen. Infatti, guardate, alleluia. Alleluia. Ecco, nel principio Dio creò i cieli e la terra. Vedete? Nel principio. Dio creò i cieli e la terra. Attenzione, Dio quindi creò. Sia glorificato Dio. Perché vedete, attenzione, quindi Dio creò la materia prima. Quindi nel principio Dio creò i cieli e la terra. Amen. Quindi Dio creò la materia prima, però, alleluia, la terra era in forma vuota e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso perché c'era, vedete, buio totale. Dio creò i cieli, cioè i cieli per dire, perché non è che c'è solo questo cielo che noi vediamo, alleluia, amen. Sono altri cieli, alleluia. Quindi il Dio creò i cieli e la terra, quindi creò l'universo, però lo creò nella forma ancora inanime, cioè non con la vita in se stessi. Allora, vi porto questo esempio. Sulla Luna, noi vediamo che sulla Luna c'è l'acqua, c'è la Terra, che si chiama Luna, c'è la Terra, ci sono le montagne, ci sono le valli. Quindi la Luna è, come la possiamo considerare? Come la possiamo, appunto, la consideriamo, la Luna è informe e vuota, perché non c'è vita. Amen, gloria a Dio. Allora, l'uomo che cosa fa? Se l'uomo incomincia a, diciamo, portare sulla Luna quegli elementi adatti per dare inizio alla vita, la Luna non rimane più in forma e vuota, senza vita. Allora, noi vediamo che nel momento in cui gli astronavi sono scesi sulla Luna, allora la Luna ha avuto per la prima volta una forma di vita. È giusto?
ma grazie a quelli che l'hanno mandato dalla terra. Amen? Alleluia. Così è Dio che ha mandato, non sulla luna, ma sulla terra il suo figliolo. E quindi, che cosa fa? Allora, come la luna, Marte, Giove, Saturno, Urano, Venere, Mercurio, insomma tutti questi pianeti che ci sono in forme vuote, vuol dire questo, in forme vuote, che non hanno vita, non c'è vita in loro. Allora, nel momento in cui il Dio dice sia la luce e la luce fu, cioè che dal suo seno si sprigionò questa luce che diede inizio a un'altra persona, cioè che è Gesù, il figlio di Dio, alleluia, ecco perché lui dice io sono la luce, alleluia. Perché il padre è luce, lui è stato, essendo stato generato dal padre, è chiaro, ha le stesse caratteristiche del padre, tale e quale, amen, come io ho le stesse caratteristiche del mio padre che mi generavo, che mi ha generato, no? Se, diciamo, certo c'è poi mia madre, però non stiamo lì, ci siamo capiti, no? L'importante è che noi ci comprendiamo. E allora, quindi, lo precisa, vedete, non a caso, Mosè scrivendo dice, la terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, alleluia, amen, perché effettivamente non c'era vita. Quando Dio allora genera il suo figliuolo e dice, Dio disse sia la luce, e la luce fu, e Dio vide che la luce era buona e separò la luce dalle tenebre. Vedete? Separò la luce dalle tenebre. E in quel momento, alleluia, quindi non ci furono più soltanto tenebre, ma ci fu anche la luce, perché senza la luce non può esserci vita. Quindi il Padre, generando Gesù luce, dà inizio alla creazione, alla vita. E infatti dice, e Dio chiamò la luce giorno e chiamò le tenebre notte, così fu sera, poi fu un mattino, il primo giorno. Io sono il primo. Alleluia. Amen. Vedete come io sono il primo, perché lui è stato generato il primo giorno dal Padre. E come dice poi, come scrive Giovanni, e tutte le cose sono state create per mezzo di lui, e nessuna delle cose fatte è stata fatta se non per mezzo di lui. Perché? Perché lui è la luce, è la vita. Alleluia. Amen. Ci siamo. Allora, ecco, il Signore in poche parole ci sta spiegando in una maniera dettagliata che cosa vuol dire, che cosa lui ha voluto dire a Giovanni, io sono il principio. Perché Giovanni che ci può dire? È il principio, che vuole dire? Ecco, il Signore ce lo sta spiegando, vedete cosa vuol dire il principio? Perché io sono il principio di ogni cosa. Alleluia, amen, gloria a Dio. E allora, e noi vediamo che, infatti, poi Dio, alleluia, così fu sera, fu mattina, quindi il primo giorno, poi Dio disse, vi sia un firmamento tra le acque che separi le acque dalle acque, perché lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Amen, gloria a Dio, vedete? Perché lo Spirito di Dio aleggiava. Quindi, ora che c'è il suo figliuolo per mezzo del quale lui crea, inizia la creazione, allora per mezzo di Gesù in spirito, amen, lui separa, alleluia. Vedete, vi sia un firmamento dalle acque che separi le acque dalle acque, e Dio fece il firmamento e separò le acque che erano sotto il firmamento dalle acque che erano sopra il firmamento. E così fu. Per mezzo di chi? Poiché Giovanni appunto dice, e nessuna delle cose fatte è stata fatta se non per mezzo di lui. La parola di Dio fatta. Vedete che la creazione avviene dopo che il Dio dice sia la luce, cioè che genera il suo figliuolo. Fratelli, queste cose, chi le aveva mai sognate? Dove erano scritte?
Alleluia, gloria al Signore. Vedete, ecco, quando la presenza del Signore, dello Spirito Santo è in mezzo a noi, che ci svela i segreti di Dio. Alleluia. Amen, gloria all'Altissimo. Alleluia. E quindi vedete, e Dio chiamò il firmamento cielo, così fu sera, poi fu mattino, il secondo giorno, e poi ci sono, fratelli, gli altri giorni dove vengono creati tutte le cose. Amen. Fino al sesto giorno. Alleluia. Amen. Ci siamo? Fino al sesto giorno. Allora, fin qui noi abbiamo visto Gesù, che è veramente come lui effettivamente dice: io sono il principio e la fine. La fine, perché lui è il settimo giorno della creazione, il giorno del riposo di Dio, perché il Padre in Gesù ha trovato il suo riposo, perché ha riavuto nuovamente le cose perdute, tutte quelle cose che lui aveva creato per mezzo di Gesù, amen, in spirito, poi lui li ria, alleluia, incarnando, facendo incarnare Gesù, quindi la luce. Alleluia. Vedete, e gli uomini, e la luce è venuta nel mondo. Fratelli, io lo, c'è peggio, alleluia, io voglio assaporare insieme a voi, benedetto sia l'Eterno, perché magari a parlare così, alleluia, guardate, nel principio, vedete, nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, vedete, presso Dio, e la parola era Dio. Guardate, gli impostori, non guidati dallo Spirito Santo, dice: era sempre lui il Padre. No, vuol dire perché nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, cioè era presso il Padre, perché sia la luce, la luce fu dal principio. Dice: sì, ma dice qua, e la parola era Dio. Certo, perché Gesù è stato generato dal Padre, quindi la sua natura è divina, quindi lui è Dio. Come mio padre era De Luca, io sogno De Luca. O no? Vostro padre come si chiamava? Che cognome buttava? Che caccia sto cognome una volta che vostro padre vi ha messo al mondo? Caccia sto cognome? No! E siete rimasti con il vostro cognome, cioè con il cognome di vostro padre. Quindi ecco perché era Dio, perché nel principio era Dio, era lì, per la sua natura divina. Vedete? Egli, vedete, era nel principio con Dio, vedete, era con Dio. Se Dio era solo qui, era qui. Se era sempre lui, chi era con lui? Con Dio, cioè con il Padre, qui era. Chi era con il Padre? La parola di Dio, la parola fatta carne. Amen. Perché non è che è stato il Padre che si è incarnato, il Figlio si è incarnato. Perché Gesù, quando si è incarnato, che il Padre l'ha fatto incarnare in Maria Vergine, e poi sulla croce, Gesù che cosa ha detto? Padre, nelle tue mani metto lo Spirito mio. O no? Se fosse stato il Padre stesso, dice: Padre, in me io metto me. In me io metto me. Ah, scusa, se tu sei sempre padre. No, Padre, nelle tue mani metto lo Spirito mio. Io faccio le cose che il Padre mi comanda da fare. Al sepolcro di Lazzaro: Padre, io ti ringrazio che mi esaudisci sempre. Alleluia. Quindi vedete, se non fosse stato lo stesso Gesù che il Padre ha generato dal principio, oggi noi ci saremmo ritrovati con due figli di Dio, uno spirituale e un altro materiale dato da Maria Vergine. Invece no, quel Gesù, alleluia, generato dal Padre, si incarnò in Maria Vergine, quindi per poter avere un corpo di carne e farsi simile al suo antenato Adamo.
altrimenti non avrebbe potuto combattere l'avversario, non lo avrebbe potuto affrontare. È giusto? Alleluia, amen. Gloria all'Altissimo. Vedete, guardate, quindi egli era nel principio con Dio. Guardate, tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui, e senza di lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Vedete, questo è l'Evangelo di Giovanni, primo capitolo dell'Evangelo di Giovanni, giusto? In lui era la vita. Guardate, in lui era la vita. Che cosa vuol dire? Perché appunto la vita ha avuto inizio con lui, tramite lui, per mezzo di lui. In lui era la vita. Alleluia. E la vita era la luce degli uomini. Alleluia. Amen. Guardate, e la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compresa. Vedete che la luce era sempre lui, Gesù. Alleluia. E la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno ricevuta. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Questi, guardate, questi venne come testimonianza, per rendere testimonianza a chi? Secondo voi, non leggiamolo ancora. Giovanni venne, scrive Giovanni Battista, no? Giovanni Apostolo scrive che Giovanni Battista venne per rendere testimonianza a chi? Guardate, allora, questi, ecco, vedete, vi fu un uomo mandato da Dio il cui nome era Giovanni, questi venne come testimone, per rendere testimonianza alla luce, sia la luce fu. Amen. Auso con luce cosmica. La luce cosmica veniva all'esistenza tutta l'auso così. Vedete, questi venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Alleluia. Egli, guardate, egli, cioè Giovanni Battista, non era la luce. Quindi dice, Giovanni non fu generato, quindi non era la luce, perché Giovanni fu creato mediante Zaccaria ed Elisabetta. Se non ci fosse stato, guardate, se non ci fosse stato Zaccaria, e quindi Giovanni, se lui fosse venuto solo da Zaccaria, allora avremmo potuto pensare e dire che anche Giovanni era luce, perché figli dello stesso padre. Invece no, Giovanni viene per mezzo di Zaccaria, Gesù non viene per mezzo di Giuseppe, ma per mezzo dello Spirito Santo, come l'angelo disse a Maria, non temere, alleluia, perché lo Spirito Santo ti adombrerà. Amen. Gloria a Dio. Vedete, lo Spirito Santo, la luce. Alleluia. Amen. Quindi egli, Giovanni, non era la luce, ma fu mandato per rendere testimonianza, vedete, alla luce. Egli, sempre riferendosi ora a Gesù, egli era la luce vera. La luce vera. Non era una luce riflessa, una luce, che so, creata, ma era la luce vera, perché le sue origini sono divine, quindi lui è la vera luce, la vera deità. Alleluia. Quindi egli era la luce vera che illumina ogni uomo che viene nel mondo, come noi questa sera. Da che cosa veniamo illuminati per capire le cose di Dio? Da questa luce, che è lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio. Alleluia. Ecco, vedete, egli era la luce vera che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Egli era nel mondo, ed il mondo fu fatto per mezzo di lui. Vedete che il mondo fu fatto per mezzo di lui. Ma scusa, onde era? Quando nasci io? Ecco, uno si chiede, ma
Lasciamo stare il padre, ma è Gesù quando è venuto all'esistenza per dire lui, che per mezzo di lui sono state create tutte le cose? Ecco, dice il padre, vi dico come è venuto all'esistenza il vostro, diciamo, creatore pure, e fratello come carne, solo come carne, per dire che è nato di donna, no? E, quindi, vedete, egli era nel mondo ed il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo ha conosciuto. Io sono il primo. Fin qui, vedete, se noi stiamo conoscendo lui come il primo, che tutte le cose sono state create per mezzo di lui. Alleluia. Vedete, quindi egli era nel mondo e il mondo fu fatto quindi per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Egli è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. È venuto in casa sua perché c'è, tu sei il re di creare la terra, l'ho creato io la terra, le piante, i fiori, ogni cosa l'ho creata io. Permettete che quella è casa mia, io ho creato tutte le cose. Amen. Le cose che uno fa, le fa lui, permettete che sono proprie di chi le fa. Quindi la terra l'ho fatta, diciamo, ho dato vita alla terra, quindi permettete che è casa mia. Ma gli uomini non l'hanno conosciuto. Qui erano questi uomini, che li sgridi l'Eterno, stirpe maledetta, i sacerdoti, gli scribi, i farisei, tutti i religiosi, guardate, ogni tempo hanno fatto sempre danno, che li sgridi l'Eterno. Amen. E i suoi non l'hanno ricevuto, perché? Infatti a chi aveva affidato il Signore le cose? Ai sacerdoti di allora, no? E dovevano essere loro, ma loro dice, aspettate, ecco l'erede, uccidiamolo, e l'eredità sarà nostra. Vedete l'infame uomo dove arriva? Alleluia. Egli è venuto egli era nel mondo, il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo ha conosciuto. Egli è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, non l'hanno accettato, non l'hanno. Quindi, ma tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità o il diritto di diventare figli di Dio. Alleluia. Ai quali, a quelli, cioè, dice, che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, vedete, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Cioè è il Dio che ci fa nascere di nuovo, di acqua e di spirito. Alleluia. Amen. E la parola, vedete, si è fatta carne, alleluia, vedete, ed ha abitato fra noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito, vedete, dell'unigenito, proceduto dal Padre, vedete, proceduta dal Padre, vedete che Gesù è figlio, proceduto dal Padre, alleluia. Piena di grazia e di verità. Giovanni testimoni di lui e grido dicendo, questo è colui del quale dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me. Vedete? Era prima di me. Manca a farla apposta. Giovanni era 6 mesi più grande di Gesù, umanamente parlando. Però Giovanni dice, un momento, mettermi cose a giusto posto. Lui mi ha preceduto perché era prima di me. Lui è la luce vera. Lui è colui che è venuto in casa sua e gli uomini hanno amato le tenebre più loro e non l'hanno ricevuto. Alleluia. Ecco, alleluia. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, dice il Signore, che era principio, che è, perché è stato sempre e sempre sarà. Alleluia. Amen. E chi ha da venire? L'Onnipotente. Quindi, e chi ha da venire? Quindi, il Signore a Giovanni, però Giovanni, un creatore, non è qui. Lui, il Signore, ci sta spiegando cose. Chissà, poi magari in seguito gliel'avrà spiegato, non lo sappiamo. Ma, benedetto sia l'Altissimo, guardate come il Signore ci sta onorando
al punto tale di spiegarci le cose che lui potrebbe anche non farlo, non è che è tenuto a farlo. Dice: se voi volete credere in me, credete, state al vostro posto, quando io vengo, vengo, quello faccio, faccio, a voi non posso, non posso. Invece no, guardate, siccome quelli che abbiamo creduto, egli ha dato l'autorità, il diritto di diventare figli di Dio, e figli, ora che siamo figli, terrò io queste cose nascoste ai miei figli? No, figli miei, vi spiegherò come sono andate le cose, quello che ho fatto, quello che sto facendo e quello che continuerò a fare. Guardate, è anche qui. Guardate quello che in questo istante il Signore mi ha dato. Che chi crede in questa spiegazione che ci sta dando, e ripeto, fratelli, non sono cose scritte, fogli qui non ne ho, manco, la Bibbia non ce ne manco, sono cose, ecco, che un uomo, una persona come me, non potrebbe inventarle, inventarsele sull'istante. Alleluia. Perché sono cose molto profonde, e le profondità che contengono queste spiegazioni sono veritiere, perché tra di loro sono unite. Non sono discordanti le cose che il Signore mi fa dire. Quando è una persona che parla, le cose che dice si contrastano. Alleluia. Invece no, guardate come l'una si collega all'altra. Alleluia. Come delle molecole di una cosa che, alleluia, anche se si scompongono, si possono scomporre, però rimangono sempre la stessa cosa, la stessa sostanza. Gloria a Dio. Quindi io sono il principio. Vedete come sono il principio? Quindi il Signore ci ha spiegato questa sera come lui è il principio. La fine, ripeto, quella è una parte della fine, quando il Signore Gesù ha detto sulla croce: Padre, tutto è compiuto. Amen. Da quel momento è iniziato, vedete, è iniziata la preparazione per il riposo di Dio. Perché il vero riposo di Dio sarà il millennio. Quello è il settimo giorno. Oggi noi siamo entrati nella fase preparatoria che fa parte del settimo giorno, però che prepara il settimo giorno. E allora, guardate quello che il Signore mi ha dato da capire in questo istante. Come quando si doveva celebrare la Pasqua? E allora, quando si doveva sacrificare la Pasqua, che cosa facevano gli israeliti? A preparare una Pasqua giorno stesso? No. Prima preparavano il tutto. Era il giorno della preparazione pure. Allora, iniziava il giorno della preparazione. Infatti, guardate che, per dirvi, che il Signore, mi state seguendo? Che meraviglioso, guardate, il Signore mi ha dato una spiegazione bellissima, meravigliosa, la voglio condividere con voi. E allora, la preparazione, attenzione, la preparazione iniziava con la fine del venerdì, e il sabato era il giorno del riposo. Però per poter realizzare il riposo, il sabato, dovevano preparare le cose prima. Perché altrimenti che riposo era? Morivano di fame. Invece loro prima preparavano le cose per il sabato. Amen. Infatti, perché hanno, diciamo, spezzato anche le ossa ai due ladroni sulla croce, e poi andarono da Gesù e non glieli spezzarono perché videro che era morto? Perché era, dici, il giorno della preparazione, perché, dici, poi veniva il sabato e non si poteva fare più niente. Il sabato doveva essere un giorno esclusivo di riposo. Amen. Quindi il Signore mi sta dando da capire e da riferirvi che noi in questo momento siamo nel periodo come se fossimo
nella fine del venerdì spirituale del sesto giorno, che il Signore sta preparando il giorno del riposo, che è il millennio. Quindi Gesù doveva preparare, alleluia, amen. Infatti, l'agnello veniva ucciso prima della Pasqua, del giorno di Pasqua, quando è Gesù, perché lo dovevano poi cucinare. Quindi c'era la preparazione pure quello. Vedete, in poche parole, in ogni giorno di sabato o di Pasqua c'era tempo di preparazione. Amen. E allora, il periodo in cui noi ci stiamo trovando è proprio il periodo della preparazione per il giorno del riposo. Per dire, ecco, gloria all'Altissimo. Grazie Gesù. Quando Gesù disse, Padre, tutto è compiuto, ha voluto dire, Padre, tutto è preparato, tutto è stato fatto, completato, per riposarci, per entrare nel giorno del riposo. Quindi l'ultima preparazione è stata quella, a livello spirituale, della morte e della risurrezione di Gesù, o meglio, della morte. Padre, tutto è compiuto, nelle tue mani io metto lo spirito mio. Vedete che il Figlio, la luce, la parola di Dio fatta carne, amen, gloria all'Altissimo. Ecco, allora, lui, vedete, allora, è stato l'ultimo della settimana di Dio, amen, quindi che sta, e allora, e lui è anche, ecco, colui che era e che ha da venire. Signore, quando hai da venire? Dopo aver preparato ogni cosa. Allora verrò ed entreremo nel riposo di Dio. Anche la terra, vedete, avrà il suo riposo, perché il lupo giocherà con l'agnello. Allora, l'orso, il leone, tutti gli animali feroci mangeranno la paglia come gli altri animali domestici. Alleluia. Amen. Anche la terra avrà il suo riposo. Ecco il vero riposo qual è. E lui chiude questo ciclo con la sua venuta. Ero il principio, ora sono anche la fine, che chiudo tutto, dopodiché questi cieli e questa terra passeranno. Nessuno l'abiterà più, perché io sono la fine. Il principio che ho creato è la fine per distruggere ciò che ho creato e che è stato contaminato dal diavolo. Ecco perché è la fine. Amen. Fratelli, ce l'avete tutto in mano l'opuscolo? Ad uno studio biblico? Sia glorificato Dio che ce l'avete nel cuore come io ce l'ho nel cuore. Perché quello che il Signore questa sera ha detto, lo ha scritto anche nel mio cuore. E spero tanto che l'abbia scritto anche nei vostri cuori, perché non si cancelli mai più in eterno, per rimanergli grati e riconoscenti al Padre, a Gesù e allo Spirito Santo, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Amen.
gloria al tuo nome, sì Signore. E noi siamo qui, Signore, pronti sempre per ascoltarti, Signore, ed anche per aspettarti, gloria al tuo nome. Ma ti preghiamo, Gesù, vieni presto. Te ne preghiamo, Signore, poni fine a tutte queste sofferenze che ci sono nel mondo, a tutte queste ingiustizie. Signore, ti preghiamo, torna. Signore, metti pace, fai che anche la terra che ci ha, Signore, che è stata per noi come una culla, Signore, che ci ha visti nascere, crescere, alleluia, possa avere anche il suo riposo. Te ne preghiamo. E noi insieme a te, qui in terra e poi lassù nel cielo, per tutta l'eternità, per la gloria tua e la gloria del Padre, benedetti in eterno. Amen, alleluia, amen. E Dio sia lodato.